Tesoro, cosa fai venerdì sera? Sai che c'è? Vinco a Silverstone! Ci immaginiamo così un eventuale scambio di opinioni tra Andrea Santoro e una caliente ragazza vogliosa di divertimento alla vigilia del terzo round del campionato Redline Motorsport. Il pilota pugliese del Racing Line Motorsport evita distrazioni lussuriose e si prende il trono di Silverstone nel gruppo 4, grazie ad una gara dominata dal primo all'ultimo giro. Per Dedo è il primo successo in carriera in una competizione ufficiale, una vittoria molto attesa dopo un inizio di stagione dalle giuste premesse non sempre concretizzate. Il podio celebra anche il secondo posto di Juha Lindell e il terzo di Sebastian Zajac. Il polacco approfitta del settimo posto del leader in campionato Damian Krzyżak per arrivare a due punti dalla vetta della generale. La vittoria nel Northamptonshire consente ad Andrea Santoro di accedere in top 5 con 58 punti. Mirko Pomidori deve accontentarsi della 14ª piazza. Il pilota bolognese è stato coinvolto in qualche contatto di troppo nelle prime fasi di gara, che l'ha escluso dalle posizioni di vertice. Nel gruppo 2 bis Wolf Matuschka! Dopo Brands Hatch, il tedesco from Berlino, su Audi rosa stile Racing Point Formula 1, fa suo anche il feudo di Silverstone, attivando la solita modalità Terminator che piace ai suoi follower su YouTube. Molti secondi di distacco sul secondo classificato, Jarkko Torvinen, al primo podio su un elegante Bentley Continental. Primo podio anche per Bruno Cadile, cattivo e famelico, quanto basta, al 36esimo giro su Rafael Kionka, all'ingresso della loop. Il pilota del Silverback Racing fa della regolarità un pregio e si gode ancora il primato nell'assoluta con 70 punti, 5 in più di Matuschka. Nuova top 10 per Igor Zanella. Il portacolori del Racing Line Motorsport corre con intelligenza, gestisce perfettamente gli pneumatici e la carrozzeria Ferrari e si gode il nono posto che lo fa salire alla settima casella nella generale. Al Paul Ricard arriverà la prima top 5. Le potenzialità ci sono. Deutschland über alles! Anche nel gruppo 3 con il primo successo stagionale di Stefan Zero e il secondo posto di Marco Ripper. Ottima la strategia del pilota di Niedersachsen su Lexus, brava ad anticipare nel valzer dei pit stop le intenzioni del rivale Mercedes operando un undercut esemplare al 23esimo giro. A podio anche il finnico Jiri Turkia, davanti a uno sfortunato Alessandro Porta. Il risultato del Racing Liner ferrarista è stato condizionato pesantemente da una collisione con il doppiato Badmon alla Stowe nel corso dell'undicesima tornata. Porta si consola con il primato in classifica, negatogli a Brands Hatch due settimane prima. Silverstone come Monza. Stefano Chinappi torna in top 10 dopo la battuta di arresto di Brands Hatch, abbonandosi alla settima piazza. Per il porscista non una gara facile, vissuta sempre in bagarre con avversari agguerriti, più esperti e dal sorpasso facile. Scorrendo la classifica troviamo lo staccanovista del team Racing Line, Giorgio Raimondi, sempre presente nelle competizioni ufficiali. Il driver lombardo completa la gara in 15ª posizione. Sfortuna per Marco Veronesi, non partito per problemi al suo volante. Nel gruppo 5 è sempre Germania in vetta con la vittoria di Marcel Richter. Brindisi podio anche per Alastair Gillis e John Jorgensen. Sergio Suardi alza il vessillo a Racing Line Motorsport, conquistando una super sesta posizione. Claudio Borghi, quarto, resiste al comando della generale. Si chiude la doppia trasferta britannica e si apre quella francese con il Paul Ricard, sede del quarto round stagionale, in programma venerdì 3 gennaio.